Azubi-da. Ma che stai da fa? Se ne lasci uno, poi lo fanno tutti. La città ha bisogno di tutti noi. Aiutaci a tenerla pulita, non intralciando il nostro lavoro. Grazie. Tutta Pescara è casa tua. La città pulita la fai anche tu. Ricorda, a maggio 2019 Attiva SPA è confluita in Ambiente SPA. In questo spot abbiamo visto una situazione che si verifica quotidianamente, dei cumuli di sacchetti abbandonati accanto al bidone dell'immondizia. Andrea, vuoi commentare questa cosa? Sì, che purtroppo delle volte non riusciamo manco più a gestire la situazione di questi rifiuti dell'immondizia sui cassonetti, perché delle volte, più delle volte, non si vede manco più i cassonetti per quando immondizia troviamo al di fuori dei contenitori. Siamo costretti a intervenire sempre dell'emergenza, intervenire pur altro con altri mezzi per provvedere per la pulizia di questi rifiuti. Ecco, quali sono i motivi che portano poi a questo accumulo? Che sono i cittadini che non fanno la raccolta differenziata, non fanno il dovere da cittadino, perché pensano che tutti gli operatori è tutto il dovuto a quello che fanno loro. E noi siamo costretti a intervenire con difficoltà. Ecco, un'altra situazione che si verifica invece è quella del contenitore dell'immondizia ostruito completamente da un sacchetto di plastica. Sì, sì, spesso succede che dentro i cassonetti ci buttano di tutto e quel materiale che non è appropriato dentro quel cassonetto invade a chi deve andare la persona giusta e delle volte spesso vengono incendiate, delle volte vengono pure tolte, sostituite, in un modo che noi non riusciamo a stargli dietro a questo servizio. Questa è una situazione pesante per la nostra necessità, per il nostro servizio e per la nostra azienda. La raccolta dei cumuli, cioè i sacchetti dell'immondizia lasciati, abbandonati al di fuori dei cassonetti. Spesso si verifica che il cassonetto è vuoto, è stato vuotato o nella notte o nella mattina, però la gente non vuole aprire il cassonetto e quindi lascia, perché fa prima, è più semplice, è più facile, lascia la busta fuori dal cassonetto. In maniera indifferenziata, senza capire se è plastica, carta o secco, lascia proprio abbandonata fuori dai cassonetti. Noi siamo costretti a passare con un operatore e raccogliere tutti questi sacchetti fuori dai cassonetti, per rimettere un po' di decoro e ordine all'isola ecologica, alla postazione. Aggiungo inoltre, per quanto riguarda la situazione pesante dei cumuli, che si verifica anche il lancio dai finestrini, col passaggio delle macchine, il lancio dai finestrini della busta fuori dai cassonetti. Posizionare il sacchetto fuori dai cassonetti crea un altro disagio forte, e cioè è alla preda degli animali, quindi cani, gatti, che attratti dall'odore rompono i sacchetti e spargono l'immondizia intorno all'isola ecologica. Anche un altro caso, cioè, mi viene in mente, l'ho visto anche personalmente io, i senza tetto che vanno a rovistare nei sacchetti e anche dentro i cassonetti, in alcuni casi ci fanno entrare anche i figli, entrano nei cassonetti, rovistano, buttano tutto a terra e poi vanno via, prendono quello di cui hanno bisogno e non rimettono nulla dentro.
Questo crea ancora più disagio, emergenza e non decoro della postazione. Aua, ma che sti fa? Non intasare i cestini, usa i bidoni. La città ha bisogno di tutti noi. Aiutaci a tenerla pulita, non intralciando il nostro lavoro. Grazie. Tutta Pescara è casa tua. La città pulita la fai anche tu. Anche in questo spot, Carmine, abbiamo potuto vedere una situazione all'ordine del giorno, cioè di un sacchetto che ostruisce completamente il portarifiuti. Allora, questo è un problema serio per i nostri lavoratori, per la nostra società e ci crea anche situazioni di emergenza, cioè abbandonare il sacchetto dei rifiuti sul cestino gettacarte, che è nato per il pacchetto delle sigarette, per un fazzoletto, cioè piccoli rifiuti di carta, invece vengono usati come piccoli cassonetti. Questo si verifica in maniera particolare soprattutto dove vige il porta a porta. Allora, i cestini gettacarte, in questo caso per chi non vuole fare il porta a porta, usa il cestino gettacarte come cassonetto, lasciando il sacchetto sopra il cestino. Blocca, riempie il cestino, non può essere più utilizzato da altri utenti, anzi addirittura qualcuno li lascia anche a terra, che è un motivo per richiamare i ratti, perché sentono il profumo e vanno quindi a rompere la busta per prendere da mangiare. Quindi ci crea anche il servizio sulla derattizzazione, ancora più complicato. Diamo da mangiare ai topi e quindi i topi ce li troviamo che girano per le strade. Beh, anche con conseguenze igienico-sanitarie. Certo, senza dubbio, certo, anche questo aspetto qua, certo. Marco, di situazioni critiche in città ce ne sono diverse, ma qualche esempio? Allora, di esempi ne posso fare alcuni. Zona Rancitelli, Capestrano, Tavo, Borgiano, giornalmente, cioè noi raccogliamo gli ingombranti nella notte e nella prima mattinata e iniziamo con, parliamo di cumuli, le persone non fanno il conferimento nell'orario dovuto, quindi che in questo periodo è dalle 17 alle 24, ma è un continuo di macchine ad arrivare, chi dalla Tiburtina, chi dal Ponte Cavacchetti, e incominciano sui cassonetti e purtroppo tante volte anche all'esterno dei cassonetti, abbandonando di tutto, dai rifiuti di buste e quant'altro, e purtroppo materassi, poltrone, reti e quant'altro. E questo purtroppo avviene giornalmente. Questo ci crea problemi sia col personale, perché per cercare di tenere pulita la zona siamo costretti giornalmente a mettere personale, e purtroppo non andare nelle altre zone della città perché purtroppo non abbiamo il personale sufficiente per coprire il tutto. Questo accade anche nelle parti cittadine centrali, Corso Umberto, via Nicola Fabrisi, via Regina Erna, via Venezia. Queste sono alcune delle vie che, ripeto, di continuo, da materassi, frigoriferi e quant'altro. Chiediamo, cerchiamo di fare un appello alla cittadinanza e a queste persone che non rispettano, di cercare di darci una mano, ma soprattutto per i commercianti, per chi ci lavora e per chi ci abita in quelle zone, perché non è giusto che per delle inciviltà di alcuni devono subire tutti quanti la cittadinanza.